Ciao amici di The Road, ciao amici di ATV. È sempre Jack a farvi compagnia in questo viaggio, diretti all'atmosfera per la notte rosa. Questa sera sarà fuoco e fiamme. La musica suena, la noce de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Ed eccoci finalmente all'atmosfera, amici di The Road, amici di Jack, amici di ITV. Finalmente in questo luogo potremo dare via a quello che è stato propagandato come Love Game, la possibilità per gli amici single di trovare il o la partner ideale, l'anima gemella. Siamo pronti? Andiamo! Dovevamo fare un gioco intitolato Love Game e invece ci troviamo in compagnia di... Io sono Francesco, ciao! Francesco sta per fare una cosa stupenda, ma non sprecherò altre parole, gli lascerò il microfono e gli lascerò fare quello che deve fare. Sei pronto? Ma io sono pronto, io sono nato pronto, ma è lei che non è pronta. Sii pronto tu e coglila di sorpresa, vai! La colgo di sorpresa. Ti puoi un attimo avvicinare perché qua siamo sulla rete, su quale? ITV. 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 Lei è Francesca. Oh, saluta Francesca. Ciao. Dai, non fare la timida che non lo sei per niente timida, eh. O no, Fra, sei timida. Con sta faccia ti sembra timida? Io non penso sia timida. Ascolta Francesca. Non l'ho mai fatto con nessuno. Guarda, quasi tremo, Così. Francesca, avvicinati. Francesca, mi piace. E poi ci sarebbe tanto da dire, Francesca, ma io veramente, anche se non è il luogo e il modo, però se ti dico che mi piaci e basta. Io ve l'avevo detto che... Allora ragazzi, il nostro carissimo amico si è esposto pubblicamente di fronte a tutti i telespettatori. E anche lui si vuole esporre. Allora io invece ti invito a fare una cosa. Dimmi. Io penso che qua intorno mi indichi una persona che ti piace. Non c'è, ti è spostato. Proviamola, indicamela. Aspetta, quella lì con la colla gialla. Quella con la colla gialla. Inquadra di là, perché lui piace quella con la colla gialla.
sinistra. Più a sinistra. Abbassa. È lei, è lei. Eccola. La sta indicando. Ecco. Lui ha detto pubblicamente che tu gli piaci. Lui ha detto pubblicamente che tu gli piaci. Mi stanno portando via. A me sembrate una bella coppia. Grazie. Ti ringrazio. Guarda, io vi lascio chiacchierare un po' da soli, poi torno a trovarvi dopo. Ok. Mi dite com'è stato l'esito della vostra chiacchierata. Va bene. Bocca al lupo. TV, amici di The Road, io sono insieme al mitico Daniel, sex symbol ormai riconosciuto in tutta Italia. Gli porrò alcune domande, gliele porrò in inglese, ovviamente poi voi avrete la traduzione. Daniel, do you like Italia? Love Italy. I actually, my favorite place for the moment is Rome. I can go surf, I snowboard, it's really good. And Italian woman, you think? Lovely. Napoli, Sicily especially, really good. And Calabria? Ah, first time. I don't know. I haven't seen anyone yet. Now you can look. Yeah? When I go out, I look. I promise. And do you have a project for your future? Cinema? TV? For the moment, I've been Fashion Week in Milan. It starts today. So I did some casting. I got some job. Now I'm going back doing Avanti Un Altro for 6 more weeks. And then I have some good jobs back in Milan. So for the moment, it looks that's the way. Your dream is? Nah, just be happy, have a good surf, good wife, good kids, that's it. Life is life. Of course, just enjoy it. You can say hello to ITV. What's the name? Okay, ITV. Hello ITV, really nice. This is a good guy, the guy behind the camera even better. So, see you soon. Really nice to meet Woman. You. Woman, help me. Love you. Help me. Jack è insieme ad una delle star di questa serata. Il nome è? Francis. Francis, voi lo vedrete dai filmati,
un'esibizione non incredibile, di più. Da quando lo fai? Saranno almeno 8-9 anni. Mi chiedo scusa per la voce, ma stasera stiamo un po' male di gola. 8-9 anni? Sì. Come è iniziato tutto? È iniziato tutto per caso, perché ho dovuto sostituire... diciamo che non avrei mai pensato di fare una cosa del genere, ma per un impegno molto importante che riguarda insomma la notte di Ferragosto, poi è venuto a mancare uno e ovviamente bisognava tappare questo buco ed eccomi qua. E la passione poi è cresciuta col tempo? È cresciuta perché devo dire che questo lavoro non è solo quello che vedete, ma dietro a un lavoro del genere comunque c'è una grande costruzione, creatività, ricercatezza, assolutamente, quindi un'arte vera e propria in tutti i sensi. Allora, io consiglio a tutti, hai altre tappe, altre guarda, serate? Questo è uno spettacolo che è, vabbè, lo diciamo, io effettivamente il mestiere della drag queen, che se vogliamo poi come si dice tradurlo in italiano, significherebbe la regina del travestimento. Noi siamo fissi alla Toninas di Catanzaro Lido tutti i venerdì. Lì lo spettacolo ovviamente non è come questo che avete visto stasera, l'atmosfera, perché qui più completo. No, è più completo perché è legato anche a un cabaret. Devo dire che siamo abbastanza seguiti. Devo dire che in un periodo dove si parla di crisi, non lo so, sarà fortuna, sarà che la tranquilla non va in crisi, non va in letargo, noi siamo sempre attivi e vivi. Fantastico, io so, sicuramente anche tu, che c'è stato un fantastico film interpretato dal compianto Patrick Swayze. Sì. Tu te lo ricordi il titolo? No, a parte quello, titolo a parte, voglio dire che in questo momento non, visto che siamo in discoteca e visto l'orario, diciamo magari mi sfugge, però quella che mi viene più veloce in mente potrebbe essere Priscilla, diciamo che è la placenta, forse. Fantastico. È il film madre di questo spettacolo, Priscilla, la leggenda del deserto. Assolutamente, poi il musical è in giro in Italia e ha sfondato dappertutto, sempre sold out, tutti i teatri, quindi mi sa che... Vuoi farci un bel saluto agli amici di ETV? Un bel saluto agli amici di ETV? Bene. Di solito lo tengo solo venerdì. Io vi ricordo, se avete voglia, se vi incuriosiamo in qualche modo, di venirci a trovare venerdì, e quando arrivate alla porta fate il mio nome tranquillamente, perché tanto dove fate il mio nome mi fanno entrare tranquillamente. Poi ricordate, il mondo non è solo bianco e nero, è anche fucsia. Un bacio. Caro Mr. Khan, un'altra ennesima serata grandiosa, una serie di esibizioni incredibili, non ho parole. Ma pensiamo di fare il nostro, soprattutto il nostro e il loro, cioè nel senso tutti quelli che ci sono stati qui hanno fatto la loro parte, per cui la notte rosa è un connubio di tutto quello che ci può essere in una notte, qui ci mettiamo di tutto e di più e il risultato è questo che avete guardato, vedranno qualcuno dopo. Adesso vorrei provare io a fare quello che fai tu, un bel notte notte rosa. È fantastico. Allora, ti racconto questa notte rosa perché in pratica nasce con l'idea di premiare le donne, perché poi molte volte ognuno di noi fa questo mestiere, ma se si capisce che il motore è la donna, purtroppo la donna è sacra sempre. Una volta si diceva tira più un pelo di donna. Sì, ma forse nella vita, il problema è che questa cosa è anche nella discoteca, tira più di quello che può tirare nella vita. Cioè le donne sono il motore della discoteca. Io in 27 anni che sono, non mi ricordo mai una serata brutta dove sono state donne. Io mi ricordo qualche serata così, magari poco allegra, dove mancavano le donne. Le donne sono il motore. L'esperienza è esperienza. Insomma, ma credo che
Sì, sicuramente esperienza, perché l'ho notato, l'ho constatato sulla mia pelle, però è la realtà. Cioè, che viene a ballare in un posto pieno di uomini. Andiamo a giocare, okay, a calcio. Visto che parlate di donne, penso che la mia presenza è superflua. Io vi saluto, vi lascio con Candice e il nostro presentatore. Vabbè, lui è uno stereotipo di quello che può succedere in un sabato notte. Di tutto di più. Di tutto di più. E con questo, cari amici di The Road, è giunto il momento di salutarci. Un'altra splendida serata si sta concludendo all'Atmosfera, una serata ricca di ospiti, tanta bella gente, interviste. Abbiamo avuto modo di conoscere bene Daniel Nilsson, che è il classico splendido ragazzone svedese, bello e simpatico. Abbiamo parlato di nuovo con Mr. Khan, abbiamo parlato con Francis, la drag queen. Insomma, ragazzi, avete visto l'immagine? Avete visto che ogni serata è una serata spettacolare e che ogni puntata di The Road è una puntata altrettanto spettacolare. Quindi vi aspettiamo sabato prossimo. A presto! I got a